cosa sta, allora, per chi magari non lo sa, io nell'articolo metto comunque anche il link per la petizione. E, per quelli che non sanno cosa sta succedendo a Menotti, dovrebbero, tra virgolette, chiudere perché in sostituzione ho sentito un garage. No, ma è una cosa molto più semplice nella sua brutalità. Sì. È molto, molto semplice. Né? Intanto il Menotti, per chi non sa questo, appunto, è dentro un condominio. Anzi, sì, sono quattro palazzine. Queste palazzine sono state comprate da un fondo immobiliare che sta ristrutturando tutte le palazzine. E dentro queste palazzine che si stanno ristrutturando c'è il teatro Menotti. Quindi la proprietà ci ha chiesto se vogliamo comprare il teatro. Loro non sanno la fatica che un teatro fa per far andare la gente. Aspettando proprio in questi giorni la risposta della proprietà e sulla nostra proposta di acquisto, perché noi insomma, abbiamo creduto alla possibilità di acquistarlo. Adesso la battaglia, che non è per la nostra compagnia, perché questo teatro che è un teatro nato, certo, dalla città, anzi è un teatro che avrebbe bisogno, come vediamo in giro, di una rimessa nuova. Quando chiude un museo, una biblioteca, un cinema, un teatro, che cosa succede alla città? Dunque, per chi ci sta dentro sembra che non succeda niente. Invece... Cioè, per noi che stiamo dentro diciamo, vabbè, ma figurati se la gente... Invece, evidentemente, da quello che abbiamo ricevuto, non tanto le firme della sottoscrizione, ma i commenti che abbiamo avuto intorno alla sottoscrizione, le mail, le telefonate, eccetera, invece evidentemente si perde un pezzo importante della città, della vita. Allora, abbiamo parlato del Menotti e della sua situazione, tra virgolette. Adesso parliamo di Emilio Russo. Emilio Russo, oltre a essere il direttore artistico del Menotti, è in scena in questi giorni, lo ha già anticipato con un testo che è di un grande poeta e anche se vuoi coraggioso perché è un testo poco rappresentato proprio per la difficoltà di riuscire a renderlo contemporaneo. Tu ci stai, quando è avvenuto il tuo incontro con questo autore e come l'hai reso contemporaneo? Sì, so che sono abbastanza vecchio ma non ci siamo incontrati. Però dunque, io Uccelli è un testo che insomma che ho sempre amato sin da ragazzino. Ho centrato il racconto di questo spettacolo soprattutto sul suo momento, sul senso e momento del cambiamento. Nel senso che Aristofane ci racconta come alla fine questa evoluzione, che diventa evoluzione si tratta, poi falliscono con tutte le evoluzioni. I rivoluzionari diventano dei dittatori. In questo caso qua a me mi interessava molto di più, anche per storiche personali della mia generazione, raccontare l'adrenalina, la voglia, il tuffo al cuore che si prova nel momento del cambiamento, che falliscono forse un problema minore. Se non ci fossero stati i grandi piccoli movimenti rivoluzionari della nostra storia, il mondo non sarebbe comunque voluto, al di là del fatto se le rivoluzioni siano riuscite o quello. Quindi a me che interessava proprio focalizzare su quel momento lì. Poi ho scelto non a caso una compagnia di giovani, nonostante invece nella commedia di Aristofane hanno due anziani. Certo. Voi siete una compagnia giovane, cioè vi ha scelto, siete tutti giovani. Allora, vi presentate così almeno, io i vostri nomi, ricordo solo quello di Nicolas e il cognome Enrico. Cocco. Ok. Claudio. E basta. Sì, ok. Claudio Pellerito, sono di Palermo, ciao. Non vivi a Milano? Vivo a Milano da 4 anni. Ah, ok. Ho studiato qua. Io sono Camilla Barbarito e sono una cantante con un passato anche un po' flirtato col teatro in passato, ma prevalentemente di solito lavoro in ambito musicale. Io sono Giulia Perosa. Ok. Io sono Claudio, l'altro Claudio della compagnia. Okay. Sono Claudio Pellegrini, neanche a farla apposta. Io Pellerito, io Claudio Pellegrini. Sembra un errore.
Sono di Taranto e vivo anch'io a Milano da 4 anni. Ok, vivete insieme? No. No, ci mancava solo quello. Sono per la consegna di un pacco, sarebbe problematico. Io sono Chiara Serangeli, nata a Milano, ma originaria di Sciasciuolo, Modena, e dell'Umbria, di un borgo medievale che si chiama Stroncone. Okay. Ecco, non cambiamo le lettere. No. E il nostro protagonista. E io sono Ludovico Fede Regni, originario di Fiesole, e ormai sono 7-8 anni che vivo qua. E non siamo tutti. No, mancano chi? Manca Maria Vittoria Scarlattei. Wow. Esatto. Giuditta Costantini. Wow. Giuditta Costantini. Wow. E basta. E basta. Raccontatemi di questo spettacolo. Chi è che dice il titolo? Uccelli. Di? Aristofane. Per chi non conoscesse Aristofane, guarda che ce ne sono parecchi, che non so chi sia. Ma io ci ho impiegato tipo 2 settimane da imparare Belpide e Pisettero, per continuavo a sbagliare gli accessi. Mi fa più che mi ci sta. Allora, diciamo la trama, almeno io so quella originale, adesso non so se poi qui entra la contemporaneità, cioè è stato contestualizzato. No, no, la trama è rimasta sempre la stessa. Quindi ci sono due ateniesi che decidono di cercare l'Upupa per trovare appunto questa città lontano dai giudici, tasse, politica, eccetera. Corruzione. Esatto. Ok. E non è un po' egoistico come testo, nel senso che due persone decidono così, d'amble prendere andare, e anziché lottare per la propria città. Infatti. Cosa succede? Infatti questo è uno dei messaggi, nel senso che, e lo dice anche il mio personaggio a un certo punto dello spettacolo, perché non provano a sistemare un po' le cose a casa loro? Perché non sono chiusi dentro una città, ma sono chiusi dentro la loro testa. Oh. Questa è la battuta. Chi sono i due ateniesi? Pisetero e Verde. Invece tutti gli altri? Io sono l'Upupa. Io sono il servo di Upupa. Noi donne siamo nella prima parte il coro degli uccelli e nella seconda ognuna di noi ha un ruolo differente. Lei è Iride, io sono un poeta, scroccone, e poi le altre due ragazze. Sì, insomma, soltanto i due protagonisti rimangono fissi. Esatto. Diciamo. Ok. Soprattutto nella seconda io parte. Io mi occupo della parte musicale, sono una cantante. Ecco, infatti ho visto che qui succede che ci sono dei canti, poi ho letto teatro d'ombra. Sì. Sì. Cioè? Cioè questa meravigliosa compagnia di Torino che si chiama Controluce, sì. E che si occupa di tutto questo mondo che è proiettato su questi teli, che rappresenta via via diverse cose, è molto evocativo, molto poetico. Ad esempio l'arrivo degli uccelli, quando Upupa li chiama tutti per ascoltare le parole dei due ateniesi, l'arrivo degli uccelli, che generalmente è fatto nel nostro spettacolo, grazie all'utilizzo di queste ombre, l'arrivo degli uccelli sono tutti passaggi di aironi o piuttosto che oche. Facciamo noi, siamo stati istruiti da questa compagnia, quindi chi non è in scena si occupa delle ombre, di posizionare le lampade. Una sorta di tridimensionalità? Sì. Tipo il ramo iniziale tenuto per 10 minuti. 10 minuti prima dello spettacolo lo tengo io. Perché ormai sta facendo tutto un bel bicipite. Ho visto che qui invece fa CrossFit. Va bene. Certo. Questa poi la tagliamo. Infatti, per tenermi in allenamento faccio nella seconda parte dello spettacolo il Prometeo e mi calo da quella corda, dal ballatoio del teatro. Quindi tu fai CrossFit, cioè certo. guarda come fa bene il teatro. CrossFit, no? Fate CrossFit. Assolutamente. Perché io devo venire a vedere Uccelli di Aristofane? Prima perché ci siamo noi. Quindi siamo ed è già un buon motivo. Ma certo. E poi ci sono tante piume. Okay. Anallergiche, quindi se soffrite. Ma ogni tanto c'è qualcuno del pubblico che ha le mascherine. Quindi sì, sono attrezzati, però. Vabbè. Anche perché ci sono stati 2 tentati omicidi nelle repliche scorse. Sono volate maniglie di ombrelli. Maniglie di ombrelli. Quindi anche. Insomma, non sapetevi in prima fila. Fatevi meno, mettetevi in prima fila. Per persone audaci. Evitate le prime file perché si rischia parecchio. Assolutamente. Diciamo che non è il solito testo, cioè è stato rivoluzionato. Molto brillante. Poi giochiamo tanto sui dialetti. Quindi ogni personaggio ha il suo dialetto, tipo l'Upupa viene fatto in salentino o in
bisetero e napoletano, il servo in siciliano. Ecco, quindi abbiamo scelto. Sì, sì, e poi anche per la riflessione sul contemporaneo, certo. Secondo me, perché la cosa interessante è che c'è quest'utopia di creare la città ideale, ma alla fine si rimane vittime, anche una volta creata Nubico Puglia, delle dinamiche di corruzione da cui si era scappati all'inizio. Certo. Quindi tanti riferimenti comunque anche all'attualità. E tra l'altro il titolo completo sarebbe Uccelli, una commedia pop. Il protagonista, che cosa vorresti che si portasse a casa lo spettatore a fine serata? Sì, devo rispondere io. Hai voluto fare il protagonista? No. Che domandona. Che cosa vorrei che si portasse a casa lo spettatore a fine serata? O io se vi vengo a vedere. O tu se ci vieni a vedere. Vorrei che chi viene a vedere questo spettacolo esca di qui con la riflessione su che cosa significa partecipare politicamente alla vita sociale del paese. Questo vorrei. Quindi è uno spettacolo molto comico, molto dinamico, sono molti personaggi che entrano ed escono. È complicato che nella vita abbiamo riempito il palcoscenico di piume, quindi c'è uno svolazzare di piume. Ti faccio l'ultima domanda, una tua caratteristica che quando vengo al Menotti ci vengo spesso e anche nella tua stagione è che mischi l'opera teatrale con la musica, quindi ci sono tantissimi, io ricordo l'anno scorso Omar Pedrini, quest'anno ci sarà Siria. Quindi in questo spettacolo c'è la ragazza, ma già detto, musica, canti, come mai questa... Ma io amo molto, anche come spettatore, gli spettacoli totali, di contaminazione con la musica. Musica dal vivo. Con c'è sempre musica, penso che la musica debba, in un teatro debba essere fatta dal vivo. Sono molto contento che il pubblico stia cominciando a capire che in questo teatro succede questo. Sì, perché insomma contaminiamo molto con la musica, mi piace pensare che un racconto può essere fatto di parole, di musica, di movimento, di immagini. Perché dovremmo venire a vedere Uccelli? Dovete venire, si deve venire a vedere Uccelli perché è uno spettacolo dove si ride tanto, dove si pensa tanto e dove forse si fa un pensiero sul presente e uno sguardo curioso sul futuro. Per l'appuntamento. Vai, fino al 3 febbraio al Teatro Menotti. Siamo giovani, siamo belli, bravi, lo deciderete voi. Siamo malati. Siamo malati, quindi venite fra un paio di giorni. E non mettetevi nella prima fila, mi raccomando. No, Uccelli di Aristofane, regia Emilio Russo, e vi aspettiamo. Teatro Menotti. Ciao. Teatro Menotti. Ciao. Dai, perché tra un po' vanno in scena. Ok, dai, sicuramente tornerò con molto volentieri e magari teniamoci aggiornato per quanto riguarda la situazione. Perfetto. Grazie. Grazie.